Oggi andiamo a vedere una cover con tastiera. Nel mercato ce ne sono tantissime. Quella che analizziamo oggi si chiama Slim Folio ed è marchiata Logitech. È una custodia che costa 99 euro ed è compatibile con iPad 9,7 pollici, che è la versione 2018, la versione 2017, è indifferente perché è compatibile. Ma diamo un'occhiata a cosa ci dice la scatola. Tecnologia Bluetooth avanzata a basso consumo energetico. Tasti ben distanziati, blocco dell'angolazione di digitazione ottimale, angolo di digitazione e visualizzazione, durata delle batterie di 4 anni. E questa è una cosa interessante. Evidentemente non si possono caricare? Non lo sappiamo. Vediamo. Nulla di importante sugli altri lati. Andiamo dietro, che belle immagini. Passa da iPad al laptop con un semplice click, perciò questa è la posizione che lo fa diventare un po' più portatile, naviga in tutta comodità per ore, per cui possiamo metterlo anche in quest'altra posizione che fa un po' più da stand da lettura, protegge il tuo iPad ovunque tu vada, perciò fa anche da cover sia posteriore che anteriore. Questo serve un po' per sostituire, diciamo, la smart keyboard di Apple che non esiste per l'iPad 2018 e neanche per l'iPad 2017, quella che è compatibile solo con iPad Pro, intendo. Allora, italiano, cover con tastiera, documentazione per l'utente, 2 anni di garanzia del produttore e supporto tecnico. Compatibile con iPad 2017. Vediamo. Apertura magnetica, molto carina. E wow! Molto bella questa cosa. Tutti i controlli iPad a portata di mano. Vediamo, schermata home, Siri, barra di ricerca. Possiamo cambiare la lingua della nostra tastiera, tastiera su schermo, perciò possiamo selezionare se usare una o l'altra. Controlli multimediali, controlli del volume, blocco schermo, associazione Bluetooth e stato della batteria. Lo stato della batteria vuol dire allora che si può ricaricare, probabilmente. Ma vediamo. La scatola mi piace un sacco con questa tastiera finta, così stampata qua. E qua vediamo probabilmente i tasti anche XC e V per il taglia, copia, incolla. Questa è la cover, vediamo cos'altro c'è. Viene mostrata una linguetta che cercheremo di capire cos'è, un po' di spie, come viene inserito l'iPad. Sostituzione della batteria della tastiera. Ruotare la tastiera e ripiegare il supporto di iPad sotto di essa, con un'unghia aprire il vano della batteria sul lato posteriore. Ah, perciò si possono rimuovere le batterie scariche per inserirne di nuove. Batterie a bottone al litio. Ok, buono a sapersi, così quando si scaricano non dobbiamo buttare via tutto. Ecco come si presenta la nostra cover. Vedo che ha un buon materiale, un buon tessuto, i fori su misura, un guscio in plastica. Ah, una chiusura magnetica, che è sempre buono. C'è un incavo qua. Carine queste striature, mi ricorda un po' il bambù, il legno. Questa è una parte gommata con la scritta Logi, che riprende anche questo, che sarà tipo soprannome di Logitech. Questa invece è una parte lucida, e questa qua sarà la linguetta per la batteria. Qua c'è qualche scritta, Made in China, come tutto. Case with integrated Bluetooth keyboard for iPod. Vediamo un po' come lavora questa custodia. Spazio fotocamera, microfoni, spazio per il jack, tutti i tasti a posto e le casse qua sotto, benissimo. Il peso non è neanche una follia. Se andiamo ad aprire le note, vediamo che qua sotto ci compare una barra con i suggerimenti e i tasti funzionano alla grande. Allora, se premo qua si attiva Siri. Premo questo, premo il tasto home. Se invece premo quest'altro c'è la barra di ricerca Spotlight. Se premo questo posso cambiare tastiera. Premendo quest'altro invece attivo la tastiera virtuale, i controlli per le tracce audio e di conseguenza il volume. Poi l'abbinamento Bluetooth, la batteria che mi mostra con un LED verde la carica è per bloccare l'iPad. Bellissimo. Qui c'è un bel magnete che tiene saldo l'iPad, mi piace. Se cercate una cover con tastiera per il vostro iPad 2017 o 2018, quello compatibile con Apple Pencil, in questo caso secondo me qui abbiamo un buon prodotto molto valido, fatto con cura. Per ulteriori dettagli vi rimando al link in descrizione che vi può aiutare, magari anche se dovete acquistarla. Questo era Slim Folio per iPad di Logitech.